Qui a Montecitorio ovviamente incontriamo anche Mina Welby, che se non sbaglio è presidente onorario dell'associazione. No, sono proprio co-presidente. Ah, co-presidente, chiedo scusa. Mina, che ha un braccio fasciato, quindi eroica a venire qui in questa occasione. Mina, questo evento è un po', diciamo, una piccola tappa verso il progetto di Piero? Sì, forse siamo approdati a una piccola isola con la sua zattera, con tutto il convoglio che stava sopra. Qualcuno non c'è più, qualcuno non è sceso, ma intanto è morto e ci osserva da qualche parte, forse qui, non lo so. E io credo che e spero che queste firme che i cittadini ci hanno dato, che abbiamo veramente conquistato con la nostra essere vicini ai cittadini e parlare con loro, e dove loro stessi erano convinti della loro scelta alla fine della vita e come essere curati. Io credo che questo debba adesso veramente promuovere tutto questo, anche il Parlamento a riflettere, andare veramente a fondo nelle persone, in se stessi, dovrebbe riflettere su se stessi, sulla propria famiglia, su quello che magari hanno passato con un loro caro o degli amici, e credo che non devono avere paura di quello che potrebbe succedere, perché ci devono essere poi comitati etici, devono essere poi i medici stessi che devono collaborare su questo. Io credo che la vita per gli italiani sarebbe più serena e anche meno nascosta. Mina, entrerai anche a presentare le firme dal Presidente della Camera? Io spero che possiamo presentare al Presidente della Camera, mi farebbe grande piacere darle in mano a una presidente come Laura Boldrini, che fin da principio ha detto che lei sposa tutti i diritti dei cittadini, e questo è il diritto massimo: una morte dignitosa, una vita dignitosa fino alla fine, come vogliono i cittadini, qualsiasi cittadino, perché ogni morte è differente, questo si deve pensare, però deve essere dignitosa per quella persona. Grazie Mina, in bocca al lupo allora. Grazie, crepi il lupo.